non so se lasciarlo. In ordine di marcia dietro Pasquale, fila per uno. Andiamo. Marcia. Forza. Ma riprendo questo. Dov'è che sono sulla E fa parte di un grande sistema. Qua siamo tuttora siamo su circa 63 km di grotta ed è quello più lungo d'Italia. Sì, adesso mi conviene. Sì, seguite Pasquale pure. Pessissimi dopo di me. Ecco, sempre massima attenzione dove ti sei. Ok, qua c'è la catena, anche è cosa buona. C'è la mia? Così è meglio. Va, è attaccati alla corda e la usiamo diciamo come sicurezza, bravo. Ma se fosse verticale dovremmo usare delle altre attrezzature, ok? Quindi un imbrago, degli autotoccanti per risalire, un discensore per scendere e così via. Sì, poi fai venire Giglio così tu vedi subito un metro e mezzo, liscio così. Poi ci andate di tempo. E pian piano non vi lasciate scendere, ok? Guarda che uno! Sì. Va bene? Sì. Poi qua vi faccio vedere il pezzo, siamo già arrivati. Ma che c'entra? Guarda! Sempre guardando bene dove metti i piedi. Ecco, vieni verso di me. Stai attento dove metti il piede. Tra poco il piede. Ecco, verso di me. Guarda dove metti i piedi, però illumina, guarda dove metti i piedi e vieni verso di me. Ecco, sempre stando attaccato alla corda ti cali verso di me. Qua, piano, piano, che sei appeso, vai. Tieniti sempre la corda! È bellissimo questo corso! La ghiaia finissima che ti crea montagne di sabbia. Talmente, ma enorme, sono veramente tantissima sabbia, che cosa succede? Che occlude praticamente il sifone, c'è un sifone che si riempie di acqua e anche di sabbia. Adesso quest'inverno ci stavamo scavando io, Alice e il ragazzo, perché volevamo passare da qua, perché passando da qua si arriva sia al sifone Mirko che dà accesso all'attacchi, quindi quella di fianco, o se no fa tutto un giro labirintico e ritorna da questa parte.
Da questa parte troviamo subito la sala della, adesso la chiocciola, questa spaccatura, perché questa è tutta una frana adesso qua dentro, questa è tutta una spaccatura. Noi accendiamo negli altri ambienti adesso la sala della la chiocciola. Riesci a passare di là? Ok. Per un minuto in silenzio anch'io, perché così sentiamo i rumori, le gocce, ecco, spegnere tutto, forza. Seduti. Adesso al gruppi pronti, ogni capogruppo controlla che ci siano tutti, in modo da tornare indietro tutti insieme. Mani e piedi, qui devono lavorare tutti, Poi vi appoggiate sulla corda. Ciao. Il casco serve a questo. Cerca di buttarti col corpo un po' più sulla parete, bravo. Vai. Spera con Jordan. Grazie. Questo vuol dire essere... Sembrava appena usciti da una miniera di carbone. Io sì, voglio un piletto di quello lì sotto. Andiamo a fare il caso scivoloso. Ciao, no! Il prossimo dobbiamo fare. Ok, dovete vedere bene l'obiettivo. Selfie. Lo butti dentro la grotta ai tacchi. Bello, tutti ti vanno. Lo possiamo pulinare, sì. Perché è il contrario. Gruppo 5! Ehi, sono quella di qua? Lì c'è una parte di ghiacciata! Oh, da quella parte c'è una roba ghiacciata! Sì, infatti! Hai il piede gelato! Andate avanti. Come c'è il gnoccolo? Appena sopra Nesso c'è tre grosse sorgenti che raccolgono l'acqua che viene dalle grotte, che sono proprio queste qua, vedete? Lì vedete che non c'è nessun torrente a monte. E quelle tre sorgenti vengono proprio dal cuore della montagna. Ok? Ponte Romano.